Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi per la rubrica Primi passi all'uncinetto ci dedicheremo alla tecnica tunisina, quindi faremo insieme il punto tunisino lavorato con l'uncinetto tunisino. È comunque una tecnica molto utilizzata per tantissimi progetti che vanno dall'abbigliamento, accessori, eh, si può fare di tutto e anche con punti diversi sempre con questa tecnica. Noi oggi ci dedicheremo al punto base e più in là vi mostrerò come fare altri punti, diminuzioni, aumenti e quant'altro. Prima di iniziare vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok e lì cercherò con delle storie dei posti, di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla lavorazione prima di iniziare vi volevo far vedere la differenza con lo stesso uncinetto che è il numero 3 di quello normale e quello tunisino che non lo riesco neanche a inquadrare di quanto è lungo quello normale che utilizziamo per, il, per la tecnica normale di uncinetto crochet è la metà di quello tunisino questo è dato dal numero di maglie che poi verranno caricate tutte sull'uncinetto e quindi per le lavorazioni grandi questo è l'ideale non la togliendo che per le lavorazioni più piccole possiamo utilizzare il nostro uncinetto normale Ora cominceremo a eh, caricare le maglie sull'uncinetto e quindi vi mostrerò questa lavorazione che vi posso assicurare è semplicissima e molto molto bella prendiamo il cotone utilizzo sempre un cotone numero 5 per la prova e un uncinetto 3 quindi le maglie verranno più grandi e si vedrà meglio la lavorazione facciamo sempre il nostro solito cappietto che non conteremo un'altra cosa particolare che ha questa tecnica è l'impugnatura dell'uncinetto che in questo caso dobbiamo prendere e impugnare così e non il classico modo di lavorare questa diciamo che è un'impugnatura che io utilizzo tantissimo anche per lavorare il cordino nelle borse e mm, diciamo che non fa male tanto al polso. Cominciamo a caricare le nostre catenelle. In questo caso io ne farò 18. Caricate le nostre catenelle, io ne ho messe 18 ma voi ne potete mettere quanto ne volete a meno che seguite uno schema specifico. L'uncinetto tunisino si può fare eh, la tecnica tunisina con qualsiasi numero di catenelle e si lavora a pannelli. Questa che vediamo sull'uncinetto è il nostro primo punto, questa solina. Andiamo nella maglia successiva, quindi nella catenella successiva che è la seconda dall'uncinetto, e carichiamo il secondo punto. L'unico consiglio che vi voglio dare è di non fare una lavorazione stretta, quindi lasciate i punti morbidi perché vengono caricati sull'uncinetto per dare la possibilità di camminare bene sull'uncinetto stesso. Quindi prendiamo, entriamo nell'uncinetto e prendiamo la solina di tutti i punti, quindi in questo caso 18 perché viene contata anche la prima. E facciamo così, carichiamo tutti i punti e iniziamo dalla seconda riga la lavorazione che poi si ripeterà per tutte le righe siamo arrivati quasi alla fine guardate carichiamo l'ultimo punto abbiamo le nostre 18 maglie sull'uncinetto ora potete lavorare direttamente sulla lavorazione tenendo oppure qui nella parte dove la lavorazione non c'è prendiamo il filo e lo facciamo passare nella prima asolina guardate solo nella prima così prendiamo il filo e da questo punto in poi lo dobbiamo fare passare in due soline per volta quindi il passaggio nella prima in assoluto è sempre il primo punto dopodiché carichiamo il filo e lo facciamo passare in due soline carichiamo il filo e lo facciamo passare in due soline quindi torniamo indietro facendo passare il filo 2 a 2 a prendendo due maglie per volta guardate così caricate il filo così e facciamo questo fino ad arrivare al primo punto Arrivate le ultime due, facciamo passare il filo e ci ritroviamo sempre il primo punto sull'uncinetto. E questa è la prima riga di lavorazione. Ora cosa dobbiamo fare? Prendiamo questo è il primo punto e la righetta verticale che vedete qui, guardate, questa, questa questa dobbiamo, dobbiamo andare a lavorare queste questi punti. Il primo ce l'abbiamo già sull'uncinetto, quindi non dobbiamo lavorare la primissima, ma entriamo direttamente nella seconda. Carichiamo, prendiamo il filo e ce lo portiamo sull'uncinetto. Entriamo nella successiva. Carichiamo il filo e ce lo portiamo sull'uncinetto. E così facciamo per tutte le altre alla fine dobbiamo avere sempre 18 maglie quindi questo punto non varia assolutamente il numero delle maglie lavorate iniziali quindi noi ne abbiamo lavorate 18 e 18 maglie dobbiamo avere cercate di prendere di lasciare la lavorazione il più eh, diciamo non strettissima quindi eh, abbastanza eh, morbida ecco e continuiamo questa riga prendendo queste asoline verticali quelle che si trovano proprio di fronte a noi arrivati all'ultimo punto prendiamo la solina che è qui esternamente guardate ed è l'ultima la riga di ritorno per tutti per tutte le righe è sempre uguale in questo punto sia andata che ritorno è sempre uguale quindi passiamo dalla prima solina in assoluto prendendo una sola e da qui in poi prendiamo due per volta. Quindi ci lavoriamo, carichiamo il filo e le facciamo passare a 2 a 2. Fino ad arrivare all'inizio. Dopodiché ripeteremo il giro precedente e dopo questo. Quindi si creerà una lavorazione, guardate, già si comincia a intravedere molto molto d'effetto e soprattutto questo punto adatto per capi di abbigliamento che con una trama più fitta, quindi più stretta, eh, si possono creare delle gonne, si possono creare delle maglie. Però, come vedremo come vedremo più in là creeremo anche degli oggetti molto molto carini. Si possono fare dei fiori, si possono fare comunque tantissime cose. Tutto quello che si può fare con la tecnica dell'uncinetto normale. Arrivati a questo punto, facciamo sempre quello che abbiamo fatto nella riga precedente. Quindi prendiamo la solina verticale e Cominciamo a caricare nuovamente i punti sull'uncinetto e quindi continueremo così. L'andata è sempre questa e il ritorno, a parte il primo punto preso un solo punto, passeremo a due a due i punti fino ad arrivare sempre qui da dove si comincia. Faremo un po' di giri facendo questa lavorazione e ci rivedremo dopo che abbiamo fatto un pezzetto e vedremo insieme la trama che si è creata, quindi il tipo di lavorazione. Ho fatto diversi giri con questo punto, guardate questo è il risultato della lavorazione, molto molto carino dalla parte del dritto e questa è la parte del rovescio che volendo si può anche utilizzare per determinati progetti quindi potete utilizzare questo punto essendo anche molto fitto per capi di abbigliamento e per progetti che comunque non, eh, non devono essere tra troppo traforati sicuramente è un punto molto bello parliamo del punto base ora ci resta solo da imparare la chiusura, quindi chiuderemo questo giro. Quindi tutte le chiusure a questo punto si faranno. Così prendiamo la prima solina che abbiamo sull'uncinetto e facciamo una maglia bassissima. La seconda, sempre prendiamo il filo, lo facciamo passare in tutte e due le a soline, facciamo una maglia bassissima. Quindi chiuderemo tutte le asoline a maglia bassissima e questa è la chiusura del nostro lavoro. Arrivati qui alla fine prendiamo l'asolina esterna che abbiamo lavorato finora e chiudiamo anche questa con maglia bassissima abbiamo terminato la chiusura di questo piccolo campione con la tecnica tunisina del punto base spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile anche magari a chi lo sapeva fare per rispolverare un pochino il punto più in là faremo Aumenti e diminuzioni, e poi altri punti con questa bella tecnica. A me piace tanto, devo essere sincera. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita. E vi do appuntamento. Al prossimo video.